Oh, buonasera a tutti, sono che sarei sempre io. Siamo questa sera abbastanza calorosa, caldida, caldida e candida è su Ocusai Bar. Siamo sempre qui, sempre qui, di Buddha. Della fortuna i formigili dietro le mie spalle, i formigili. Dovrò fare dei video sui, dei, sui libri. Sto vedendo tra l'altro un'edizione 1800 di Dumas. Di voglio dire. Ehm, si è parlato spesso, ora si è parlato di fumetti strappati ma io da bibliofilo se vi dico quello che, che, che per vendere delle stampe hanno fatto a dei libri metto strappato e niente voglio dire ma, ma neanche vabbè ma queste sono storie che um, forse un giorno ne parleremo parlando di libri antichi per esempio un um, vecchio libraio mi regalò quasi eh, tre o quattro libri sul verme dell'ottocento perché c'erano tutte incisioni e lui mi disse: Guarda, lo do te perché so, tu che so che tu non, lo, non ritaglierai le incisioni e le venderai una a una. Perché quando andate nei mercatini, vedete quelle incisioni, tutte quelle belle incisioni sono tutte ritagliate dal libro dell'800, che poi vengono buttati. Quindi, questo vi dico. Quindi, chi sa, fumetti, ma chi se ne frega. Poi, i fumetti un tempo venivano. Uh, abbandonati, cioè uno leggeva negli anni '60, comprava diabolico e lo buttava e che se lo teneva per la vita, nel senso, ma, ma capitava, nel senso ovviamente tutto. Quindi, poi tendenzialmente, diciamo che veramente se io compro le mie edizioni dell'Ottocento di Verne, se io ritagliassi le immagini e le vendessi una a uno, nessuno mi vorrebbe niente, nessuno. E gli antiquari fanno così. Eh? Quindi figuratevi se l'ultimo problema di questo mondo sono i fumetti strappati su YouTube. Ma chi se ne frega? Questa è la settimana linguistica. Non parleremo della settimana linguistica perché ovviamente ci vorrebbe um, troppo tempo a parlare la settimana linguistica. Anche perché ci sarebbe un sacco di roba, uh, tipo le frasi di senso, il. Um, il, um, il Pirebus uh, d'estate, certamente tra le letture più estive dell'estate perché, ovviamente, è una lettura estiva dell'estate. Le parole crociate un po' non le faccio più perché sono veramente troppo facili. Ovviamente, non, non mi danno alcuna soddisfazione. Quindi, mi, mi butto più su cose un po' diverse. Ma questa sarebbe un'altra storia. Naturalmente questo è un canale divagante, quindi divagando eh, perché non ho un testo scritto, quindi ci, st ci stanno gli strafalcioni, ci stanno i lapsus, si erano detto i agosto per luglio, perché non ho un testo scritto, perché non so vuoi, rimettono a scrivere perché è un quattro chiacchiere, se uno va al bar non gli scrive al minuto 7:45, hai detto eh, Fiesola al posto di Firenze, se si se sente di gente capisci, se non senti sente di gente vabbè, iscriviti. Se uno deve seguire tutti i miei strafalcioni, credo che c'è lavoro da fare con 1.030 video. Quanti sono? No, se uno vuole seguire tutti i miei strafalcioni, credo che con, con... quanti video ho fatto... Um... No, è passato anche Perché ogni tanto passa gente. 1263 video, quindi poi passano persone che voi non vedete. Io poi mi distraggo e dico delle cavolate. Perché Ovviamente non sono il solo occupante di questa casa, quindi ci sono persone che vagolano come anima in pena. Quindi io poi mi distraggo a volte e dico fischi per fiaschi o fiaschi per fischi. Con 1263 video, quello che ci avesse tempo libero ci si diverte ma non me ne può fregare di meno quindi fate i vostri commenti tranquilli allegri e simpatici ho invece parliamo del Pellegrino delle Stelle che è un capolavoro di carlo striglio che penso che tutti conoscano e almeno il fumetto argentino dicevo io fa faccio tutte quelle cose che non dovrebbe fare un buon uh, uno che vorrebbe avere più visualizzazioni prima di <risosso> tutto faccio video troppo lunghi poi divago poi parlo di fumetti che il 90% delle persone sono quasi sconosciute, nel senso è ovvio che, ripeto, non è che io non so come si potrebbe fare. So che per esempio già Zagor ha avuto 609 visualizzazioni, questo ne avrà 105, 120 e andrà bene così. Allora uno si ma perché lo fai perché mi va a me, perché a me piace Carlo Strillo, Enrique Breccia che è un grande disegnatore argentino, credo che viva ancora a Buenos Aires, sperando che lì ci siano veramente le Buenos Aires, qui le Aires sono schifose. Firenze doveva essere in argentino in spagnolo si dovrebbe dire Aries a mala aria, buonasera, mala Aires aries calda, a, fosas aires a, aria. Aria a fosa sa delirio, totale, aria fosa. Poi c'è questo arno che è tremendo, questa umidità che ti si appiccica tutto. Quindi, io do una doccia al giorno, ma dopo 10 minuti che ho fatto la doccia sono pari, pari dove fare una doccia in 10 minuti. Certamente sono in questo periodo sono pulitissimo. Perché, mi stupisco anche la gente che vabbè, questa è la divagazione che esce per strada non si lava. Ma perché? Fate una anche rinfrescante, una bella doccia, passava signora, mi è arrivato 5 o 6 zaffate. Poi. Vabbè, il sudore è il sudore non guarda da età, e sesso, cioè, però, quando è per strada, pa. pa, pa, pa. Già c'è il caldo, papà, pa, pa, insomma, e pesa. Poi Firenze è di sporchi, porcizia rifiuti, turisti: buttano tutto per stare cioè una cosa indegna. Credo che, che sia una delle cose più indegne da vedersi a livello, cioè veramente ci si dovrebbe vergognare. Ma noi italiani abbiamo superato la soglia della vergogna, quindi non ci vergogniamo Noi abbiamo risolto tutti i nostri problemi, così. non ci vergogniamo e quindi abbiamo risolto tutto. Quindi qual è il problema? ma parliamo del pellegrino delle stelle che fu stampato nel 1200 sì, nel 1200, 1200. <ride> nel 1200 sarebbe stato interessante no ehm, eh, scusate adesso ho visto nel 2010 però i, i numeri c'erano solo spiazzati no, perché stavo leggendo un libro sul medioevo quindi poi ogni tanto a me passano nella mente varie cose quindi veramente se siete qui su questo canale e eh, siamo qui per farci due Boh, non lo, so, non lo so, parliamo nel senso qualcosa di giusto ogni tanto la dico, però bisogna fare un po' la tara come a scuola, no? C'era l'ordo, la tara, quelle cose lì che me lo so completamente dimenticate. No, questo allora, questa è un'istorietta ovviamente. Eh, sono della fine degli anni 70, mi sembra degli anni 70 è una è tra uno zanotto e l'altro che poi è un numero riempitivo riempitivo si fa per dire della prossima tra l'altro sul zanotto c'è cioè ancora varie cose da ma io faccio un video al giorno su questo però ci tenevo a farlo perché secondo me questo vale la pena riprenderlo per i disegni anche di breccia che sono belli ovviamente è l'istorietta argentina si sono disegni di freccia allora io ripeterò le solite cose, questo ricorda di Capitan Arlock: è un veliero che va nello spazio, cioè è una nave di pirati del Settecento che si trova in un buco nero insomma lì e si ritrova nello spazio infinito. L'istorietto sono una serie di avventure in cui, come sempre capita con Carlo Striglio, si passa da avventure più o meno realistiche poi Carlo Striglio gli parte il Pippolo e va con Elfi Maghi, c'è cioè Mago Merlino, Elfi, addirittura l'ultima storietta, la citazione del piccolo principe si sì, veramente ricorda anche le piccole le tappe del piccolo principe, si sì, un po', non so se sono io che ho la vista appannato, sono tutto appannato, non è tutto è il mondo che è appannato. Ora io non mi tengo la maglietta perché le mie poderose forze muscolari potrebbero turbare le vostre... A torso, a torso nudo. Si dovrebbe fare a torso nudo. Ora, ieri Nardella ha fatto proiettata a Santa Croce un film di minuti per ricordarlo. Quello mi dà un bacino, eccetera, eccetera. Io tra l'altro sono astemio. Quando qualcuno mi dice nei commenti quanti grappini sono bevuti, io vengo da un prato alcolizzato, signori, io sono astemio. Non bevo neanche una birra, quindi è proprio tutto naturale, Cioè, viene a me che bevo, io non bevo, solo buddista e astemio. Potrei diventare musulmano un giorno o l'altro, non avrei nessun problema con l'alcol, io non bevo alcol, veramente neanche una birra, niente. Quindi no, mi ricordavo la scena di Muti Ubriaco in Piazza di Signoria, cioè c'è cioè, l'alcolismo. L'alcolismo è una cosa brutta, chi l'ha visto, io l'ho visto in famiglia, è una cosa talmente brutta, ma veramente brutta, credo che nessuno. Cioè, ed è difficile da spiegare che cos'è un alcol. Mio padre era un alcolista, un alcolizzato. Chiamava... All'epoca neanche si chiamava. Si diceva semplicemente ubriacone, nel, nel, nel gergo di paese. Io bevo solo caffè. L'unica droga di cui mi faccio è il caffè. Poi oh, potrebbe esserci, ma veramente io non bevo birre a niente, non, solo acqua. Massimo frizzante, già sto pensando di fargli l'acqua frizzante perché mi dà fastidio. Già sto domani, penso che passerò solo all'acqua naturale. Quindi figuratevi che. Ma dicevo questo perché, ah no, perché Tarlo Carlo Stillo, Carlo Stillo, se Carlo, vabbè Carlo, 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 No, parte con la storia, parte um, realistica, cioè non dico realistica perché il fumetto argentino come questo è un divertissement nel senso che ovviamente se arriva in pianeti, si cita ovviamente anche l'Odissea dove ci sono creature all'inizio, nella prima storietta eh, rimanda a un pianeta di scimmie riguarda anche l'Odissea dello Spazio, di Kubrick, in cui eh, c'è un alieno che dice guardate questo deve essere il vostro pianeta perché gli abitanti di quel pianeta sono molto, molto simili a voi. E piano piano questi macachi, credo che non siano macachi, praticamente dopo la scoperta delle armi, diventano simili agli uomini. Mm. Queste scimmie e gli uomini si somigliano troppo, però sempre con la solita strategia, anche in Zanotto l'abbiamo visto, di alieni che si travestono, belle ragazze, diciamo, <ride> un vecchio schema dell'istorietà argentina però più prosegue ehm, sono i tre personaggi ehm, che sono il vecchio marinaio il mozzo e il ehm... e più si va in un mondo poetico nel mondo delle fiabe a un certo punto nel pianeta degli orchi e delle fate faccio, cioè, non, non so spiegabili queste storie quindi dovete avvicinarvi col semplice idea di gettarvi nella pura poesia, cioè queste storietas, siccome erano storietas, è ovvio che se le leggeva una settimana, cioè andavano a, se... a puntate, quindi noi ne abbiamo diverse raccolte tutto in questo numero, ma è ovvio che capite che se ne leggeva una volta, quindi nelle varie riviste se ne leggeva una alla volta, quindi eh, tutti questi personaggi che venivano creati nel fumetto argentino, poi in parte venivano abbandonati, ma era Veramente c'è qualcosa che è tipico del fumetto argentino e che manca assolutamente nel fumetto americano. Faccio questi gesti inconcludenti, non significa niente. Nel fumetto giapponese, per esempio, in One Piece in parte sì c'è l'elemento, però quello che è tipico del fumetto argentino è l'assoluto, a un certo punto si va in un mondo, ma non fantastico, surreale tipo quadri di Magritte, c'è cioè un mondo assolutamente dove tutto si ribalta, come le disegni di Escher, eccetera, eccetera, cioè dove e, mh, non c'è, per esempio in One Piece c'è cioè, un punto che scor no? è naturalmente scortese, scherzoso, è anche triste One Piece, però in qui molto a volte ricorda i capricci di Goya. Nel senso sì, si... Il fumetto spagnolo argentino ha sempre una nota piuttosto se fosse musica, avrebbe un suono cupo, un... tipo un melodì, tipo tipo sonata fiamminga del Cinquecento, non so così, un po' triste e va presa così, nel senso qui c'è il mago Merlino che, che poi nelle storie apparentemente anche stupide no? trovano, tri, tri, tri lo trovano, Trillo partiva tipo, mago Merlino va a chiedere il senso della vita all'eremita del cosmo universale che sembra quella barzelletta valgo, e, e, e gli chiede perché il, gli uomini soffrono eccetera eccetera e questo gli risponde perché no e poi si scopre che il grande saggio è solo una maschera che non c'è niente dietro, cioè la storia in sé potrebbe essere abbastanza stupida, potrebbe sembrare stupida cioè una cosa così l'ha trovata e in realtà però c'è una profonda tristezza c'è cioè, sen... cioè quello che è la nota del fumetto argentino e anche indago è la impossibilità e ritorniamo sempre a Proust mi dispiace solo che sia una monocorde di ritrovare il tempo cioè, il tempo perduto Tempo perduto di frusta è il passato. Non puoi tornare a mangiare la Madeleine con la vecchia zia, io non posso tornare nella mia casa di Citona con mia nonna, che faceva i pisci, la pasta fatta in casa la domenica. È qualcosa che è rimasto solo qui nella mia testa. Quello che c'è nel Fumetto Argentino è la dolorosa consapevolezza che il tempo passato è passato. Quindi e quando qualcosa di bello finisce è finita per sempre quindi lascia sempre i personaggi non sono mai sono in un mondo forse è un mondo onirico certamente è un mondo onirico assolutamente onirico di sogni di incubi cioè quando entrate in questo mondo è come un mondo onirico di sogni a occhi aperti no di sogni proprio da lì eccetera cioè se guardate i quadri da lì e leggete triglio e breccia capite che c'è un legame ma tutto questo naturalmente va, ci deve trovare, deve trovare un suo. Mm, ovviamente, qui la tecnica è tutta Pennino. Pennino, Breccia, è nato nel 1935, eh, usa il Pennino, non è una volta per esempio mh, molto spesso. I fumetti argentini sono anche molto sexy. Qui, ovviamente, ci sono fanciulle, c'è il tema dell'amore. Qui più che altro triglio e insiste sull'impossibilità dell'amore cioè l'impossibilità cioè, e la fine ti insomma il finale non è neanche vabbè, poi troviamo appunto personaggi più o meno apparentemente buffi ehm, l'elfo che infatti nel, a un certo punto la sfida dell'elfo fa eh, uscire da, dalla testa dei personaggi le loro paure più Tormentate il padre, qui non si ritrova. Io mi scelgo. cioè quando il protagonista rivede il padre. Io sarò avuto un sussulto, ma questo è affare mio. E quelle cose che sono la nostra testa. E l'unica, ovviamente, che cioè il fumetto per Carlo Stri e Brecci è anche un modo per entrare nel nostro subconscio al lato oscuro della nostra anima. Che tendenzialmente i giapponesi non c'entrano perché, o c'entrano in maniera anche bisognerebbe capire cos'è l'inconscio giapponese che secondo me non coincide con quello occidentale eh. secondo me c'è un... l'inconscio è anche qualcosa che si forma culturalmente cioè la cultura che in cui siamo nati forma certe immagini archetipiche che secondo Jung sono universali ma secondo me sono anche legate a specifici paesi e culture ok no? Mentre nel fumetto argentino, era Argentina, non Cry for me, Argentina, ehm, si entra nel proprio. Cioè, quello che vuole fare Triglio è farci entrare nella parte un po' meno più fastidiosa della nostra anima. È un invito a guardare i nostri mostri, insomma, a guardare l'abisso e se tu guardi l'abisso, l'abisso guarda te. Ora io non vi dirò che Breccia o Disney. Cioè, le storie non ve le posso cioè raccontate non hanno senso c'è cioè, cioè molto del carlo striglio riprende tutte le fiabe le fiabe per esempio noi siamo un'età in cui non si raccontano più fiabe ma nelle fiabe c'è tantissima roba sono dei miti sono dei miti decaduti ma sono de... cioè è mitologia pagana che poi è, è sopravvissuta a livello fiabesco quindi c'è tante cose nelle fiabe, la morte, la resurrezione, la bella bestia, c'è tanta roba nelle fiabe. Se noi leggessimo le fiabe e cercassimo di capire cosa c'è, se uno leggesse e capisse le fiabe credo avrebbe capito già tutto il senso della vita. E quindi la situazione delle fiabe per figli è molto importante, poi i disegni di Breccia sono bellissimi. Il grande saggio che dentro la testa è solo una maschera vuota. Questo ricorda addirittura Goya, nel senso Goya. I capricci di Goya, certamente. Questo ricorda i capricci di Goya. Enrico Brecci, certo. io Che vi sa di? Non volete leggere il no, questo filmetto? No. Fate voi. Chi se ne... Ma chi se ne frega? Siamo tutti adulti e vaccinati. Prendete la settimana in mistica. Fatevi... Le parole crociate, io con passato, ognuno passa l'estate come gli pare. Secondo me il concetto fondamentale è la libertà: libertà di fare di leggere quello che gli pare. Io commento fumetti che mi pare. Poi, naturalmente, ognuno in altri posti farà quello che gli pare. E cerchiamo, anche di... secondo me, questo è l'unico senso del... di tutto questo, è la libertà di di fare anche un video su un fumetto che sicuramente non interesserà non interesserà, a molti, ma a me però l'ho visto, l'ho preso. Non ci ho manco discusso, visto, preso, preso, visto, preso, visto, preso. Ci avrei altre cose di cui parlare, ma per oggi passo